Rosso, sottosegretario alla presidenza della regione, ha annunciato che entro l'estate verrà approvata la nuova legge regionale sullo sport. Tanto chiedo, secondo lei, quali sono i punti cardine fondamentali che questa legge deve contenere? I punti più importanti di questa legge sono due. Intanto che contiene importanti impegni di spesa. L'idea della Regione è di investire 20 milioni di euro in questa legislatura, a parte dei quali sono già stati investiti, quindi non sono solo promesse, sull'impiantistica sportiva. E l'altra è un maggiore protagonismo, una maggiore partecipazione delle società sportive nelle varie forme. Infine, questo è un punto a cui tengo, mi piace molto questo impegno di spesa della Regione per diffondere i defibrillatori e tutti gli impianti sportivi. Noi abbiamo avuto situazioni, insomma, ecco, dove sono accadute tragedie, è un grande segnale di grande attenzione, insomma, ecco, a questo tema. Prima parlava di scuola, sport, fate delle attività nelle scuole per promuovere lo sport tra i ragazzi? Se noi nel comune di Ravenna abbiamo circa il 50% della popolazione che svolge attività sportiva. L'obiettivo è incrementarlo ulteriormente, naturalmente, perché lo sport è salute per le persone della mia età ed è cultura, formazione civica per i ragazzi. L'importante è che noi genitori stiamo al nostro posto. Non si può fare una legge per imporlo, ma noi dobbiamo voler bene i nostri figli, ma il nostro volergli bene vuol dire che dobbiamo prima di tutto rispettare, dare valore agli adulti che si prendono cura dei nostri figli quando non sono a casa. Mi riferisco agli insegnanti e mi riferisco anche agli allenatori, le allenatrici, le persone che animano le società sportive che vanno rispettate. Passando invece all'impiantistica, delle linee programmatiche di inizio mandato nel 2011, sì. Si parlava di impianti, si diceva che lo scopo era riuscire a dare almeno un impianto funzionante per ogni disciplina sportiva maggiormente praticata. Sì. Cioè, gli impianti principali sono il Pala de André, lo Stadio Benelli, poi quali altri impianti? Noi abbiamo, guardi, il primo impegno è di garantire ovunque la presenza di impianti sportivi. Noi abbiamo, oltre agli impianti che lei ricordava, stiamo sistemando la curva Mero dello Stadio Benelli, stiamo sistemando la pista di atletica del nostro impianto sportivo cittadino e poi abbiamo una diffusa rete di impianti nel Forese molto importante. Per invece Pala de André, Paola ha citato prima, è tornata a giocare al volley, sì. Il basket, si gioca, è stata ospitata anche la finale di Coppa Italia. Certo, femminile, certo. Sono altri eventi in programma? No, l'evento importante è il ritorno della squadra, sì, gli eventi ce ne sono, ma la cosa importante per il Pala de André è la compresenza, incastrando i calendari, della pallavolo e della pallacanestro. Per quello che riguarda il movimento pallavolistico, io mi auguro che nella pallavolo femminile, che è stato dal punto di vista della storia della città, diciamo, ha vissuto pagine gloriose, soprattutto all'inizio degli anni 90, che riesca a fare il sistema maggiormente come ha fatto la pallavolo maschile. Noi siamo partiti 10 anni fa con una frammentazione delle società sportive pallavolistiche, abbiamo fatto unione e siamo arrivati, diciamo, in Serie A. Penso che sarebbe bello se la pallavolo femminile insieme e insieme alla pallavolo maschile, senza perdere specificità, sapesse unirsi il movimento pallavolistico per tornare ai livelli adeguati alla storia della storia pallavolistica di Ravenna. C'è stato un momento per cui Ravenna, lo sport di Ravenna era un po' in crisi tra Ravenna Calcio, dalla Serie B, era qualche anno fa, poi si è trovato la Serie B, anche il basket ha faticato a trovare uno sponsor, poi intanto ora sì. Com'è la situazione adesso? Io penso che anche nello sport le città devono fare il passo adeguato alla gamba, è inutile coltivare maniere di grandezza che non ti puoi permettere. Il calcio ha raggiunto dei costi, soprattutto con l'eduzione dei diritti televisivi, che possono essere inavvicinabili in alcune città. E quindi io ho dato una mano, l'amministrazione ha dato una mano alla rinascita del nuovo Ravenna Calcio. Penso che in questo periodo, in futuro,
noi non ci possiamo permettere molto di più. Ci si può divertire, si può avere uno sport sano e bello e divertente anche, diciamo, militando in serie non la A e non la B. Bisogna fare quello che... non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba, perché in genere finisce molto male. Vedo in giro per l'Italia molte storie apparentemente positive che finiscono in bagno di sangue dal punto di vista societario, e questo dopo lascia per qualche anno il deserto. Quindi forse è meglio costruire bene le basi, le radici, il settore giovanile, e poi fare il passo più lungo. You didn't mind. This time I thought you know the feeling's mutual, and the castles in the sky would say goodbye.